Carlucci sta mettendo in piedi il cast della nuova edizione del suo storico varietà. Fervono i preparativi per la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Il programma tornerà in onda su Rai 1 in autunno. Più precisamente il prossimo sabato 16 ottobre. Dopo l'addio del ballerino Raimondo Todaro. Presente fin dagli esordi dello show di Rai 1, la padrona di casa Milly Carlucci ha confermato la giuria del varietà. Giuria composta da Caroline Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Sazzaroni. In questi giorni Milly Carlucci sta ultimando il cast di Ballando con le Stelle 2021 che potrebbe riservare grandi sorprese. Al momento l'unico nome certo è quello di Morgan. È stato il diretto interessato ad annunciarlo. Ribadendo che in questo momento ha bisogno di lavorare. Secondo un gossip riportato da Dagospia. Però, pare che il cantante abbia assicurato la sua presenza solo per 3 puntate. Sarà vero? Intanto sempre il portale di Roberto D'Agostino ha svelato i nomi di altri presunti concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Si parla dell'ex calciatore Fabio Galante e del parrucchiere Federico Fashion Style. A quanto pare trattative aperte con Sabrina Salerno, DJ Albertino e Albano Carrisi. Per quest'ultimo sarebbe un ritorno in pista visto che tempo fa ha partecipato come ballerino per una notte con l'ex moglie Romina Carrisi. Se si dovesse raggiungere un accordo con Albano cadrebbe il veto presente da anni a Ballando con le Stelle, quello di non avere tra i concorrenti ex partecipanti di reality show. Albano Carrisi è stato infatti nel cast dell'Isola dei Famosi nel 2005 in coppia con la figlia Romina. Un'esperienza indimenticabile, all'epoca Albano è stato scaricato in diretta TV. Tramite una telefonata, da Loredana Lecciso. Il settimanale nuovo diretto da Riccardo Signoretti ha invece fatto i nomi di Maddalena Corvaglia, Nietta, Sabina Guzzanti, Valeria Fabrizi. Da non escludere, poi, un'eventuale partecipazione di Marcel Jacobs. La compagna del velocista ha ammesso che vedrebbe molto bene lo sportivo a Ballando con le Stelle. Il 26enne potrebbe dunque scendere in pista in qualità di concorrente o di ballerino per una notte.